baccalaureato sociale, baccalaureato moda, baccalaureato kids, baccalaureato area lounge, quindi ci sarà anche aperi baccalà, ci sarà una sfilata di moda come ho detto prima e ci saranno molti interventi sia sul palco che nell'area privé, anche sulla cultura, perché baccalaureato sarà anche cultura. Abbiamo fatto anche un gemellaggio con Napoli Città del Libro che aprirà il giovedì 24 maggio e all'interno del nostro evento facciamo la prima volta un esperimento di fare sinergia con altri eventi in questa città. Il baccalà, piatto povero, oggi rivisitato in chiave gourmet, sta riscoprendo un grande appeal sia di chi già lo conosceva, soprattutto nelle nuove generazioni. La prima rivista di settore interamente dedicata a questo cibo, che è un cibo importante perché rientra nelle culture regionali sia delle grandi città di costa come Napoli, dove ci sono tante ricette di tradizione, sia nelle zone interne tipo l'Appennino, Irpino, Lucano e anche centro settentrionale. Per quale motivo? Perché il baccalà in effetti era l'unico modo per mangiare in sicurezza il pesce prima dell'avvento del frigorifero. È un esempio di cucina fusion perché è un prodotto che nasce nei mari del nord, viene lavorato in Norvegia, in Islanda soprattutto, ma trova proprio qui un grande mercato di consumo in uno scambio che oramai dura da almeno 5-6 secoli. Da questo sabato 19 maggio fino a domenica 27, da mezzogiorno a mezzanotte, baccalaureato torna sul lungomare mettendo al centro di tutto una delle eccellenze della gastronomia napoletana e campana. Chef stellati renderanno il baccalà protagonista delle cucine di 20 ristoranti, con menù di degustazione, originalità come la cioccolata al gusto di baccalà, contest musicali, il debutto dell'orchestra dei ragazzi dei laboratori musicali organizzati dall'Associazione Annalisa Durante nello spazio di Piazza Forcella, nata grazie al contributo di baccalaureato itinerante, ed un occhio all'ambiente con l'utilizzo di materiali biologici. Avremo circa due eventi concentrati nei quattro giorni del Salone del Libro a San Domenico Maggiore. Tutte le etichette delle case editrici verranno a presentare le loro novità, una macchina organizzativa gigantesca. Sembrava quasi impossibile raggiungere questo risultato, ma invece dopo le esperienze di Grazia Gutenberg, Napoli sarà una delle grandi capitali che avrà il suo Salone del Libro. Baccalaureato ha aperto l'anno scorso una via molto importante che abbiamo ripreso nei nostri documenti e le nostre regole, d'ora in poi solo iniziative di qualità e rispettose dell'ambiente, non solo dell'entità e dell'importante cultura enogastronomica cittadina.